Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika, dalla mia family che è qua ciao. Con me. Ciao. Manca il Jason che è di là perché sta facendo i compiti. Teddy, che dirvi, finalmente è arrivato anche qua dalle nostre parti. Ah, e amore, quanto mai? Perché qua il portafoglio si svuota immediatamente. Abbiamo notato già oggi che è stata una strage di quelle. Mamma mia. Allora, tantissimi di voi mi dicevano sempre, Nika, vai da Teddy, perché ci sono le... C'è più tanta bella roba, c'è più di Tiger, è una cosa, i prezzi sono buonissimi, poi ci sono tante di quelle puccioserie. E io rispondevo sempre, mi dispiace ma purtroppo non ce l'ho qua nelle mie vicinanze, che peccato, perché poi vedevo anche alcuni video dove facevano vedere delle cose pazzesche, scartopazzose logicamente. E poi una ragazza mi ha scritto, mi fa, vai Nika perché l'hanno aperto a Seriate vicino a te, perché noi abitiamo qua in Bergamo centro, vicino al centro, e Seriate comunque è vicino a noi. Ho detto, non è possibile, ho detto a mio marito, andiamoci subito, siamo corsi subito. Vabbè, pochi giorni che ha aperto, abbiamo trovato tante cose meravigliose, anche mio marito e mio figlio hanno comprato delle cose, Sharon più due cosine che metterà via per la scuola a settembre, abbiamo preso anche tre cosine mangerecce che adesso vi faccio vedere subito, abbiamo speso 48 euro, dettagli, okay. Dettagli. Allora, abbiamo visto che ci sono anche parecchi snack e penso che andremo con calma ancora, prenderemo un po' di snack americani, anche delle bibite, delle cose, che abbiamo visto che ci sono parecchie cose anche di quelle, faremo un bel video assaggi tutti insieme. E queste American Freeze, 1 euro. E penso che siano cosa, il ketchup al bacon, non lo so, che è barbecue, salsa barbecue, sono, non le proviamo adesso perché non le apriamo, queste. Poi abbiamo preso questi popcorn, che io amo i popcorn, vado matta per i popcorn, questi qua dovrebbero essere dolci, sì. Sì, anche questi 1 euro, li proveremo. E poi infine questi, ma non da meno, anche questi qua credo. No, questi qua, allora da Teddy ci hanno fatto notare la cassiera che non è il primo prezzo da guardare ma il secondo, infatti 65 centesimi, questi bastoncioni qua di mais, boh, proveremo anche questi, in particolare ho detto proviamoli, prendiamoli, e queste sono le cose mangerecce. Adesso andiamo con le cosine del mio maritino, così poi se le sistema. Si è preso 2,30 euro questa scatolina qua per mettere tutte le sue minuterie, ecco, delle sue cose, dei suoi strumenti di lavoro. Tutte qua così sono carine, questa qua è molto carina, con quello che costano di solito in giro da altre parti, le paghi anche di più, e questa è molto bella, fatta bene questa, voilà. Poi ha preso questo nastro biadesivo ma magnetico a 1 euro, pesa 2,30. Un botto, scatoletta 2,30, sì. Ed è non so quanti, qua, 2,5 metri per 1,5 centimetri. E anche questo utilissimo sempre. Poi sia io che lui abbiamo preso questo a 1 euro. Uno me lo tengo io per fare quando faccio le shaker card e uno lo tiene lui perché gli viene buono anche a lui. E questo appunto 1 euro, ed è il nastro biadesivo, quello un po' più cicciolino, un po' più spesso. Questo sempre utile a 1 euro, manco dai cinesi lo trovi. Poi adesso, l'ultima cosina di mio marito. Ed è questo, un euro in nastri, no, 1,50 euro, scusate, sì. 1,75 euro deve essere il secondo prezzo, sì. E sono 4 nastri qua isolanti di questi 4 colori e sono da 10 metri, vedete che è un bel botto di roba. Ottimo anche questo. Poi adesso andiamo con le due cosine di Sharon, che sono questi due post-it. 3 cosine. Sì, dopo la prendo fuori perché l'altra è più grossa. E queste qua le abbiamo pagate 65 centesimi. Questi post-it a gufetti, questi qua con la fochina e il pinguino. Tieni, amore, segna pagine, sì, post-it, vabbè. E poi ha preso questa cartelletta qua ad 1 euro. Che si apre così con la zip. E c'è anche un po' di capienza qua laterale, un po' più larga. E questa qua tipo effetto un po' marmo, ecco, è carina. Via, comincia a metterti via le tue cosine. E adesso andiamo con tutte le cose della vostra Nika, preparatevi, perché c'è da scraponarsi. Allora, di questi c'erano un botto, di questi librettini qua e blocchi qua di carte. Ce n'erano una marea, però non potevo prendere tutto oggi, assolutamente. Allora mia figlia mi ha fatto notare questo perché non l'avevo visto, ho visto tutte le altre e sa che mi piace anche questo un po' stile qua, un po' galassia. E questo costava 2,30 euro e vi faccio vedere quante meraviglie che sono queste carte qua, effetto galassia, guardate che belli. Sono 4 fogli per tipo e cambia la sfumatura del cielo. Ma sono meravigliosi.
per fare lo scrapbook, così le sto usando tanto le mie carte. Adesso mi sono messa dietro a fare anche gli altri scrapbook, che chi mi segue lo sa, che ho fatto il video, ne ho ancora da fare, li sto facendo, insomma uso tutte queste cosine qua e è bellissimo, che dire. Bello. Non potevo lasciarlo lì, assolutamente. Poi la cosa un po' più grossa, così la tolgo da qua perché sennò non ci sto più niente. Non potevo lasciare lì questa scatola Princess, con le principesse, pagata 3,50 euro. C'ha le manipoline, le manopole, come si possono chiamare. E fatta pauletto, si apre così, la metterò là vicino alla mia postazione beauty, che poi anche lì vi farò l'aggiornamento, come devo fare anche l'aggiornamento cartopazzo della mia postazione qua, lo sappiamo, arriverà presto, e non potevo lasciargliela, poi vi farò vedere quando appunto faremo vari aggiornamenti, cosa ci metterò dentro, a cosa, che destino avrà, ecco. Poi, non so con cosa partire, non lo so, paper tape, dai. Ho trovato queste confezioni che io al momento pensavo costassero 55 centesimi, invece costavano 65, perché è sempre il secondo prezzo, quello da tenere fede, ecco. Però 65 centesimi, tre pezzi di washi tape, che poi adesso siano di carta, adesso li apriamo, da 3 metri non è tantissimo assolutamente, anzi, adesso andiamo a toglierli. Ho preso questi tre, che sono questo qua grigino, quei pois. Ce n'erano tanti, però vi ripeto, non potevo prendere tutto perché lì veramente c'era da impazzire. Ci sono talmente tante di quelle pareti piene di cartopazzie di tutto, c'è un mondo lì dentro. Questo, sì, sono paper tape, poi questo con questi fiorellini e quest'altro con la scritta a sfondo rosa. Aspettate che li mettiamo qua così. Poi ne ho preso un altro dove c'è questa un po' versione di colori qua, un po' sfumata, col violetto, col verde, col blu. Adesso andiamo ad aprire anche questi. Aspettate, che mettiamo qua. E appunto, guardate questo qua, che meraviglia. Io sono fatti così. Non sto qua a aprirveli perché sennò dura il video un'ora. Ecco. Poi, sempre in questa confezione, ne ho ancora due. Ed uno è questo con la tonalità del rosa. Questi sempre 65 centesimi. È ottimissimo. Cioè, che prezzi, ragazzi. Questo, sfondo bianco con questi cuoricini, sfondo rosa viceversa, questo praticamente con i cuoricini fatti così, e poi qua con la scritta love, col cuoricino bianco, tutto lo sfondo rosa. E poi l'ultimo di questa confezione, ma poi ho comprato anche altri paper tape, che adesso andiamo a farvi vedere, ma costano appena di più, sì, un po' di più, non appena di più, però valgono anche quelli. Adesso ve li faccio vedere subito. Finiamo con questi set qua da 65 centesimi, che sono questi tipo spaziali, un po' col del cielo stellato, tutti con lo sfondo blu, e qua c'è anche appunto Saturno, qua i pianeti, sono molto molto carini anche questi, veramente meritano tanto. 3 metri, 3 pezzi per 65 centesimi, mi sembra il top. C'erano tante fantasie, ma vi ripeto, la Nika ci tornerà. Ecco qua, adesso andiamo a quelli che costavano un pochino di più, però sono la bellezza di 10 metri di prodotto, vedete, infatti ce n'è proprio tanto, si vede, e questi qua costavano non 1,50 euro, come vedete qua in grosso, ma 1,75 euro, però ne vale sempre comunque la pena, perché 1,75 euro, 10 metri di roba, mi sembra un po' onesto come prezzo, ecco. C'è questa, la versione qua un po' più sottilina, glitterata, e anche questa è la stessa misura, più sottile, col bianco e il rosso, con queste cappettine qua così, e poi c'è quello, la standard misura normale, questo qua fatto ad anguria, bellissimo, cioè guardate quanto prodotto che c'è a questo prezzo. Anche di qua ce n'erano parecchi, ma anche lì non neanche potevo prenderli tutti subito, già ero lì euforica che non capivo più niente, finalmente è arrivato Teddy qua, ho detto no, quanta roba c'è, io e mia figlia sempre vanno due matte nella cartoleria, dopo c'era mio marito e mio figlio in giro anche loro, che diventavano matti, dico guarda questo, quel, prezzacci veramente. E anche questo ha la versione glitterata, in questo qua sono da 10 metri, questo con queste freccettine, e questo che ha, adesso si sta aprendo, le bandierine, molto molto veramente belli. Mi piacciono un sacco, sono contenta perché veramente i prezzi super. E adesso io vi farei vedere le clip che ho preso, costavano 1 euro e sono queste qua, non potevo lasciarle lì. Questo veramente col prezzo così grosso è veramente 1 euro, vedete che non c'è un secondo prezzo sotto, infatti queste pagate 1 euro. Aspettate che le apriamo, e appunto sono gommoline,
e hanno la clip con questi fantastici unicorni, non potevo lasciarle lì. E quest'altri con questi cuori stupendi, tutti un po' colorati, con queste grechine lucidi di plastichina, anche questi qua fantastici, e un euro anche questi. Sono 6 clip, queste invece sono 4 con l'unicorno. Poi aspettate, adesso con calma vediamo tutto. Andiamo con le penne, dai, penne matite. Questa fantastica, questa sì, costava un po' di più, però non volevo proprio mollarla lì così. Lei mi guardava, io la guardavo e mi ha detto: Nika, unicorni, unicorni, non puoi non avermi nella tua collezione, assolutamente. Poi c'era anche con la sirena, tutta così un po' color, tutto un po' sfumato, tutto arcobaleno, ma che meraviglia. Però ho preso intanto solo questa, bellissima, con l'unicorno. Vediamo un attimino, scusate che prendo un fogliettino. E questa, sì, scusatemi, costava 2,30 euro, ma è veramente bella. Adesso andiamo a vedere cosa scrive di blu. E per chi colleziona queste cose mi capisce. Poi altre penne, queste qua 1,75 euro, ma sono due e sono le multicolor, che anche queste non potevo lasciare lì, assolutamente no. E sono praticamente, hanno il rosso, l'arancio, il verde, l'azzurro, il viola e il nero, idem di qua. E una è con questo rosino e grigio, con questo magnifico unicorno disegnato, ma che meraviglia. E questo invece c'è il nostro alpaca lama, vediamo come scrivono, blu giusto, il verde, scrivono anche abbastanza bene, dai, rosso giusto per provare un po' i colori, l'altra non la provo perché se niente. Vediamo, e sono veramente carine, no? Guardate che pucce, bellissime. Ah, poi scusate, c'è un'altra clip, queste qua sono quelle magnetiche, le ho pagate 65 centesimi. Anche qua è la stessa versione qua, disegno di queste penne, vedete che c'è l'unicorno, il lama, e sono la stessa trama, diciamo, lo stesso disegno. E queste qua sono quelle magnetiche, conoscete benissimo, tac, così, e sono 4 a questo prezzo, 65 centesimi, no, mie. E poi matite, ho preso queste due a 1 euro, non potevo. C'è l'unicorno, c'è l'unicorno a 1 euro, si pigliano due, poi sono due, cioè una meraviglia anche queste, con questa gommona su, stupenda. Poi c'erano tante gommine anche, ma la prossima volta, sapete che faccio la collezione anche di gommine, lo so, è sclerata la Nika, è matta. Allora, questa rosa con tutti gli arcobaleni, l'unicorno, c'è questa gommona qua così, con appunto l'unicorno sulla donut, sulla ciambella, bellissima. E invece qua c'è l'unicorno sulla luna, e anche qua c'è sul gelato l'unicorno, l'arcobaleno e lo sfondo verdino Tiffany, insomma, meravigliose, sono stupende. Adesso ancora un po' di cosine che piano piano vi faccio vedere, poi regola, sì, c'ho qua tutto, ecco, tutto qua in parte, aspettate che facciamo così, spostiamo un attimino, perché se no non ci stiamo. Vi devo far vedere questo prima di tutto, iniziamo con quello che riguarda post-it, apriamo questo. Questo qua l'ho pagato 1,75 euro, il prezzo è sempre quello sotto, però ne vale la pena perché è veramente bello. Ed è questo libriccino qua, fatto così, con questa sirena fantastica, guardate quanto è bella. Si apre così e ha questi post-it qua quadratocci, così, questo un po' più lungo, altro quadratino, e questi qua fini, con appunto la coda della sirena, e bellissimo, è meraviglioso. Si chiude così a libro, sapete che io adoro queste cose, altro che... Poi facciamo tutti i post-it, poi andiamo con la carrellata di sticker, che sono uno più bello dell'altro. C'era questo a 1 euro, tondo, non potevo lasciargli lì anche questo con l'unicorno, non stiamo scherzando. E anche questo è fatto a libriccino, si apre così, ma guardate che bello, ma una meraviglia. C'è questo grosso, così, quest'altro quadratino e questi piccolini, oh, sono, cioè, stupendi, veramente. Poi altro, sempre unicornoso, anche questo pagato 1 euro solamente, ed è con questa copertina bella rigida, fatto a libriccino, Unicorn Power, e si apre e ha tutti questi, ma che meravigliosi, cioè guardate anche i disegnini su, qua c'è il castello, qua c'è l'unicorno, l'arcobaleno, bellissimo. E si chiude così.
poi ce n'è un altro di post-it, sono gli ultimi, sempre a un euro. E poi arrivano gli sticker, ragazzi, preparatevi. E anche questo qua si chiude così a libriccino con tutti gli emoticon, emoji, praticamente tutte le faccine, che la Nika piace una cifra, le fa sempre quando vi risponde ai commenti, cioè tutte le faccine così, questi qua più sottili, la scimmiettina, un'altra faccina, la cacchina kawaii, la faccina che ascolta le cuffie, bellissimo, cioè veramente a un euro, è super wow, belli, belli, belli. Adesso li spostiamo un pochino in su e cominciamo con gli sticker, che sono tanti, e ce n'erano ancora di più, ma vi ripeto anche lì, se dovevo portare a casa tutto, ciao, non si poteva, scherziamo, cioè, ok che le cose costano poco, però veramente tantissime cose. Io ho preso gli sticker che subito mi hanno preso all'occhio, ma mi piacevano tutti, solo che ho detto date una calmata, perché non puoi prenderli tutti. Allora, c'erano questi qua soprattutto, che li avevo visti anche in un video di una ragazza, costano un euro e sono 106 sticker, tutti con i gatti. E poi c'era anche la versione del cane, perché cosa fai, Nika? Se ero partita solo a prendere il cane, poi ho detto no, devo prendere anche il gatto, perché per un euro 106 pezzi di sticker. E ci sono dentro tutti questi qua. Adesso vediamo un attimino magari di aprirne uno, giusto per vedere. Apriamo questo qua e vediamo come sono messi dentro. Aspettate che c'è la bustina che si apre così. Ah, ok, ok. 106 sticker ci sono, vediamo, aspettate, ce la posso fare. Ma che pucciosi sono, ma che meraviglia, tutti proprio i micetti in versione vera ci sono, su questi un po' cartonati, e sono veramente belli, che pucci, che carini, per un euro, dai, non è male, non mi dispiace per niente. E poi vabbè, ci sono i cagnolini che ve li faccio vedere qua così, non sto qua a aprirveli, sempre a un euro, top. Veramente, veramente. E adesso andiamo con questi pacchettini qua, che adesso vi faccio vedere. Allora, il primo, un euro. Non potevo lasciargli là questi unicorni tutti in neon. Assolutamente. Meravigliosi. Poi, sempre un euro, gli lascio là gli olografici qua, tutti perluzzosi qua, che ti luccicavano negli occhi, ti dicevano portami via. No, non potevo, infatti li ho presi, bellissimi anche questi, un euro, guardate che meraviglia, questi unicorni sono favolosi. Poi, non potevo, con questi occhietti qua che si muovono, i gufetti, dovevo prendere anche i gufetti, uno più bello dell'altro, anche questi un euro, stupendi, e ne hanno uno, due, tre con gli occhietti che si muovono, e gli altri sono normali, no, quattro, scusate, bellissimi. Poi, guardate questa meraviglia, questi dolcetti, le ciambelle, donuts, con tutte queste coppe gelato, poi guardate che meraviglia, anche questi qua un euro, hanno questi dentro inserti qua tutti perlosi, qui argentati, meraviglia, delle meraviglie. E guardate questi, scusatemi, cioè vedete qua che c'è l'euro gigante, perché proprio costano un euro, non c'è il secondo prezzo, come vi dicevo già prima, e anche queste farfalle qua, stupende. Ma cosa c'erano là di sticker a un euro, una meraviglia, meraviglia. Uno più bello dell'altro. E poi c'ho queste qua che sono tipo di feltro, sembrerebbero, queste fragoline qua, molline, morbidosine, di stoffettina sono, anche queste qua un euro. Una più bella dell'altra. E non è finita, ci sono ancora tre pacchettini, poi abbiamo finito, ragazze. Altri unicorni, gommoloni, no, veramente. Cioè, sono stupendi. Veramente, veramente belli. Altri unicorni che sono diversi, ma sempre gommoloni. Tipo, belli, belli. E l'ultimo, ma non da meno, è anche questo qua. Guardate i tocchi di luce che hanno dentro questi sticker qua, solo un euro, una meraviglia. La nuvoletta, questa qua un po' kawaii, cioè il pianeta, la stella, l'unicorno qua tutto gritteroso. Unicorn forever, c'è scritto, no, sono bellissimi, veramente. Sono contenta che ha aperto Teddy. Io c'è mio maritino che mi sorride, bella gioia, il mio amore, dirà, madonna, madonna, quanti soldi ci spenderemo, diventerà peggio di Tiger? Boh. No, beh, questo per fortuna non credo che faccia le collezioni ogni mese, perché da quello che ho visto io in giro, penso che arrivi un po' di carico di cose e poi caricheranno quando il negozio un po' si svuota, penso, non c'hanno la collezione come Tiger, perciò amore. Si svuoterà a causa tua? Si svuoterà a causa mia, dicendo. Cioè, Tiger rimane sempre il mio Tiger, però giustamente devo essere sincera, qua ho trovato tante cose
di mio gradimento. Non che quelle di Tiger non lo siano, perché comunque sia, mettiamola lì chiara, cioè tutte le collezioni non è che sono stupende, c'è sempre qualcosa che mi piace e me lo compro, perché quando c'è la pennina bella, c'è lo sticker, sono sempre quasi tutti belli che mi piacciono, perciò me li prendo. Però qua c'è proprio le pareti, c'è l'imbarazzo della scelta, vedete che ho trovato le cose di mio, cioè da Tiger Vine, non è che c'è sempre l'unicorno, c'è sempre quello, quell'altro, ogni collezione c'è qualcosina che io mi compro sempre da Tiger perché mi piace. E però qua c'è un mondo, non so cosa dirvi, sono rimasta, poi prezzi buoni, però certo ci andrò sempre da Tiger, non preoccupatevi. Però adesso che è arrivato anche Teddy, cuccatevi anche i video di Teddy, non so cosa devo dirvi. Prendetevi anche quelli. Io credo di aver fatto vedere tutto, giusto? Certo. Lì sul letto c'è una marea di roba che dopo devo sistemare. Qua dovrei farvi visto tutto, le cose del mio Jason, perché si è comprato qualcosa anche lui, ma se le è già messe via. Niente, sono rimasta contenta più che altro anche per i paper tape qua, con quei prezzi qua, ragazzi, veramente. Cioè, ce n'erano tantissimi, però giustamente non potevo prendere tutto, ci ritorneremo, amore mio. Ok, io vi saluto, fatemi sapere nei commenti, vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da tutta la famiglia, ciao ciao dall'amica, ciao ciao.